Quindi giù la lama, amico mio, e cominciamo con la grande avventura pro di Baltimora della raccolta colza più grande che si sia mai vista nei nostri gameplay. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale di Stream 13 e ben ritrovati nella mia fattoria su Farming Simulator 15. Ragazzi, oggi, come vi piace dire, c'è molto da fare, moltissimo, ma la prima cosa che mi avete consigliato sempre di fare è Strenus, attento perché devi aumentare la velocità di gioco, sennò ci metti 150 anni a raccogliere la colza. Assolutamente vero ragazzi, perché la nostra colza, che si trova nel campo 16 di partenza, esattamente da questa parte, è ormai in fase di crescita ultimata. Raga, cosa possiamo fare di bello per aspettare la raccolta appunto di colza? Possiamo raccogliere le uova, perché altri di voi, chiaramente saluto Teo e Ricky del canale, due iscritti che mi danno davvero tanti consigli, e anche Gabriele, che me ne dà altrettanti sulla pagina Facebook ufficiale che trovate in descrizione video, mi ha detto: guarda Strenus, che hai anche altre uova da raccogliere, quindi raga, raccogliamo altre uova. Allora, vediamo subito di trovare l'ultimo uovo da raccogliere, mentre c'è... eccolo qua, perfetto. La fortuna dello Strenus principiante, mentre il gallo si arrabbia. Da fuck, Strenus. Molto bene. Allora, raga, non perdiamoci in chiacchiere né in tempo, perché qui dobbiamo andare a vendere tutto. Cioè, vendere queste uova. Non ci faremo sicuramente, ragazzi, tantissimo. Però sono sempre degli spicci mentre i nostri campi crescono. Accendiamo giusto la sirena, ragazzi, e marciamo diretti e inesorabili verso il punto vendita delle uova, che se non ricordo male si trova in basso a sinistra, esatto, vicino al biogas. Ragazzi, facciamo questo viaggio assieme e ci vediamo appunto al punto vendita. Bene ragazzi, siamo quasi arrivati, alla nostra destra abbiamo il biogas, il punto dove potremo fare una delle cose che ha più valore in questo game, dopo probabilmente il tagliaggio pro degli alberi, e eccoci qua ragazzi, siamo assolutamente arrivati quasi alla casetta. Attenzione, accendi, spegni le luci, ce lo consiglia anche il game. Benissimo, accendiamo tutto perché siamo logicamente contadini legali pro di Baltimora, anche se vendiamo erba a tutto spiano. Da fuck, eccoci qua, possiamo assolutamente approdare al nostro punto vendita. Ricordiamoci ragazzi che abbiamo 8.184 euro, 8.250, non male ragazzi, chiaramente abbiamo venduto uova e non oro, però non è male come guadagno. Ragazzi, dunque possiamo assolutamente tornare alla nostra bella fattoria di Baltimora, pronti a lavorare da soli. Raga, questo è un argomento importante di questa puntata, facciamo un pochino, ok, di strada assieme, sempre accendendo le luci anteriore e posteriore, ed anche la nostra bellissima sirena pro, vediamo la nostra luce di posizione. Raga, volevo dirvi, stavo dicendo che dovremo lavorare molto da soli perché non abbiamo i soldi per assumere per troppo tempo il Jonas, cioè il nostro contadino aiutante o i nostri contadini aiutanti. Quindi ragazzi, mettiamoci sotto e assolutamente lavoriamo per bene, perché qui non dobbiamo fallire per nulla al mondo. The fuck? Tanto ragazzi, qua c'è un pannello missione, vediamo un attimo solo se c'è qualche missione abilitata. Assolutamente no, nessuna missione in corso, nessuna missione in sospeso, quindi possiamo procedere in avanti e fare ciò che ci viene meglio, ovvero guidare assolutamente scalmanati a 43 km orari da fuck per i nostri bellissimi campi. Ragazzi, ci rivediamo alla fattoria, pronti a lavorare. Bene ragazzi, siamo di fianco alla nostra gigantesca comia, la nostra bella, anzi bella, raga, molti mi avete detto: Strenus, guarda, vedi di pulire i tuoi macchinari agricoli che sono più sporchi che altro. Sono d'accordo ragazzi, ma la idropulitrice, se non sbaglio, costa la bellezza di, vediamo un po' ragazzi assieme, 4.500 euro, ce la potremo permettere ragazzi, però andiamo a raschiare davvero il fondo delle nostre finanze, già molto compromesse. Anche perché ho notato nel viaggio di ritorno ragazzi, che la banca incomincia a farci un pochino di interessi, quindi dobbiamo stare molto molto attenti ancora di più. Raga, dato che ancora i campi, stavo dicendo, non sono completati, vedete, sono ancora tutti quanti blu scuro, noi intanto avviciniamo il trattore, vediamo un po', possiamo prendere il Deus Metz, che è questo trattore ragazzi, molto bello, anteriore e posteriore luce accese, e prendiamo già il carretto, così ragazzi portiamo avanti quei lavori, il carretto che si trova chiaramente dall'altra parte. Allora, facciamo una manovra logicamente bella settata, bello tranquillo Strenus, sterzata imperiale ragazzi, avviciniamoci molto delicatamente perché non dobbiamo rovinare i nostri attrezzi, eccoci qua, premiamo Q e possiamo partire. Bene, bene, bene. Ok ragazzi, non c'è bisogno di mettere un peso anteriore, per ora vado subito a mettere in posizione il mio bel carrettino pro di Baltimora e aspettiamo la mattina per cominciare appunto i lavori, perché di mattina, raga,
più o meno, facendo una botta di conti, tutta la colza dovrebbe essere pronta. Mi parcheggio pesantemente qui laterale, che non dà fastidio a nessuno, e andiamo. Bene ragazzi, ci troviamo a bordo della nostra bella Comia. C'è un problema, vedete che il meteo ci mette pioggia. Speriamo di poter lavorare anche in queste condizioni, ragazzi. Temo davvero di non poterlo fare, ma speriamo davvero di sì. Mettiamo nuovamente, ragazzi, la velocità per 5, se no veniamo prosciugati a livello bancario. Muoviamo la nostra bella Comia. Non c'è bisogno di accendere le luci, ragazzi, perché avete visto, sono le 6 di mattina. E di buona lena cominciamo ad avvicinarci alle lame. Ok, quindi manovra sempre imperiale pro. Avviciniamoci lentamente senza spaccare niente. Ok, attenzione ragazzi, vediamo. Molto bene, agganciate le lame, possiamo subito dispiegare la nostra raccoglitrice già da adesso, lo possiamo notare da questa, da questo alettone che si estroflette, e poi, vediamo un po' ragazzi, abbassare ed accendere, no, possiamo farlo dopo ragazzi, siamo troppo lontani, e cominciare appunto a avvicinarci al nostro bellissimo campo. Dunque ragazzi, allora, il colore della colza non mi sembra troppo maturo, vediamo un po', però una passata già la possiamo fare, quindi cominciamo e speriamo che nel frattempo tutto il resto incomincia a maturare, ragazzi, anzi una doppia passata riusciamo a fare. Quindi giù la lama, amico mio, e cominciamo con la grande avventura pro di Baltimora, della raccolta colza più grande che si sia mai vista nei nostri gameplay. Allora ragazzi, possiamo assolutamente accenderla, vediamo un po', prendo G e B, perfetto. Bene ragazzi, allora si passa, facciamo almeno una prima passatina assieme. Questo è un raccolto, ragazzi, che vi dico è critico, perché attraverso il contenuto, tra virgolette, il peso di questa, di questo splendido raccolto, noi potremo permetterci tante altre cose. E innanzitutto, una cosa che avrete notato da soli, si può raccogliere, anche se piove. Però, ragazzi, sinceramente, credo sia un po' come il meteo reale. Cioè, dice che piove e poi non piove niente, c'è un sole che spacca le pietre. Perché non vedo neanche i miei tergicristalli che si muovono, sempre che si possa fare. Ragazzi, io procedo adesso e speriamo appunto, vi tengo aggiornati sul fatto della maturità del campo che ci circonda. Bene ragazzi, in tempo reale si sta completando la maturazione dei nostri bei campi di colza e adesso non rimane che fare del gran lavoro, ragazzi. Chiaramente non vi annoierò con le diverse passate, sapete bene come si svolge questo tipo di attività, semplicemente ogni tanto vi terrò aggiornati sulle mie idee su Radio Strenus, che logicamente suona sempre imperiale all'interno di questi macchinari da lavoro di Baltimora. Ragazzi, chiaramente godiamoci un attimo lo spettacolo. Vi dico anche un po' di informazioni che ho preso su questo game tramite appunto i vostri consigli. Primo tra tutti è: guarda Strenus dalla colza, stai tranquillo perché non puoi fare la paglia. Quindi ragazzi, tutti quei concetti del raccogliamo la paglia, non raccogliamo la paglia, lo possiamo fare chiaramente con l'orzo, il frumento e credo basta, se non dico una cavolata imperiale. Altra cosa ragazzi che mi avete consigliato: Strenus, vendi il coltivatore e la seminatrice che hai per comprarti quella, attenzione, ok, per comprarti quella che ha già, diciamo, il coltivatore integrato, la seminatrice che ha già il coltivatore integrato. Ragazzi, è un'ottima idea, il problema è che non so se avete fatto una botta di conti, ma costa parecchio quel macchinario, costa circa 50-40.000 euro e adesso, ragazzi, noi ne abbiamo 7.000, vendendo anche i due oggetti arriveremo al massimo a 10-15.000. Quindi ragazzi, smetto di annoiarvi, grazie ancora per i commenti, se ne avete di altri logicamente commentate qua sotto, sappiate comunque che io leggo tutto come sempre. Quindi adesso non perdiamoci in chiacchiere, si procede col lavoro dritti e spediti in questo bellissimo game di simulazione. A tra poco ragazzi. Ragazzi, secondo carico che possiamo già scaricare all'interno dei nostri magazzini della Strenus Corporation, eccoci qua, perfetto. Io direi ragazzi di non fare più di un altro carico, nel senso... non facciamo già direttamente un altro giro con la nostra MT3 piena, perché sapete che il carretto non tiene più di 8600-8200 litri. Quindi cosa faremo? Adesso scarichiamo tutto il contenuto di colza. Assumo solo per in questo caso un piccolo Jonas che continuerà a lavorare mentre noi siamo a scaricare i nostri magazzini. E poi riprendiamo appunto il sistema di trebbiatura. Allora vediamo ragazzi, abbiamo finito in questo istante, possiamo assolutamente ripiegare il braccio meccanico e cerchiamo di posizionare Jonas dove possa ripartire da sé. Allora vediamo un po' ragazzi, eccoci qui, lo mettiamo in posizione, benissimo, sterzata imperiale per Jonas e poi lo mettiamo a lavorare. Vediamo un po' raga, attention, si ferma, voglio vedere solamente ragazzi cosa sta facendo. Movimento strano per il Jonas. Ok, direi che più o meno sì, ci siamo. Rifarà un pochino di manovre, ma va benissimo. Allora ragazzi, noi andiamo sul nostro Deus Metz, mentre Jonas fa le sue manovre stupide, e andiamo a scaricare la colza. Fuck! Bella ster...
Scusate ragazzi, chiaramente ho dato una bella stercata contro l'albero. Benissimo, ma per fortuna non si è danneggiato troppo il nostro Deutz. E andiamo a scaricare il carretto pieno di oro nero all'interno dei magazzini. Perché io ragazzi direi di vendere tutto insieme, soprattutto quando sarà, speriamo, rivalutato. Comunque dobbiamo vendere, sicuramente quello è la certezza imperiale. Bene ragazzi, abbiamo già stoccato quindi un pochino di oro nero e torniamo al lavoro. Bene ragazzi, procediamo. Bene ragazzi, ho ripreso il controllo del nostro Jonas e possiamo finire, ecco, assieme adesso il primo quadrante del campo 16 coltivato a colza, raga. Sono davvero contento per come stanno andando le cose, il problema è che la banca ci sta col fiato sul collo e non possiamo tergiversare. Molti di voi mi hanno consigliato davvero tanti attrezzi, ragazzi, e dopo aver venduto tutti questi prodotti, almeno ragazzi in questo gameplay cerchiamo di finire di raccoglierli, vediamo un po'. Ok, sempre per il verticale come mi avete consigliato. Cercheremo appunto ragazzi di reinvestire i soldi in nuove attrezzature, perché qua non ci possiamo mai fermare. Quindi ragazzi, si procede dritti sempre più che mai. Una cosa ragazzi volevo chiedervi è se mi conviene il mais, perché ho visto che c'è la lama per la comia abbastanza... non costa tantissimo e credo che il mais appunto sia un buon prodotto. Raga, chiaramente consigliatemi qua sotto nei commenti se è un buon acquisto oppure devo lasciare assolutamente perdere. Evito di tranciare il Deutz, eccoci qua, perfetto, manovra millimetrica e andiamo avanti. Ragazzi, siamo al terzo carico di colza, benissimo, possiamo scaricare tutto il prodotto all'interno del cassone e stiamo andando bene, stiamo andando molto forte, anche perché come potete notare sto tagliando tutta la colza in verticale, dato che comunque considerate che i campi più o meno se ne sono maturati con un ritardo massimo di un'oretta l'uno dall'altro. Quindi raga, non sprechiamoci in chiacchiere, il contadino di Baltimora può procedere col suo lavoro di fino e direi che sono arrivato circa là, riprendo da là dietro ragazzi e poi possiamo assolutamente proseguire. Ok ragazzi, ho appena finito di scaricare un altro carico della nostra grandissima colza e a questo punto possiamo, giusto per questi secondi, come ho fatto anche prima, mettere il caro vecchio Jonas al lavoro. Quindi raga, manovra sempre imperiale, però eccoci qui, premiamo il tasto H e il Jonas comincia con fare aggressivissimo. Noi andiamo a scaricare nuovamente la colza ragazzi, chiaramente in questo gameplay sarà leggermente ripetitivo perché logicamente ragazzi qua è una raccolta pro nell'anima e bisogna fare di questo. Stavo pensando, scusate ragazzi, di dare ragazzi alla banca almeno 5.000 euro del nostro ricavato per azzerare, spero, almeno gli interessi, perché sennò qua ragazzi siamo messi davvero male, davvero molto molto male. E chiaramente se avete consigli su qualche altro attrezzo che col mio budget ragazzi possiamo comprarci, vi sarei molto grato, perché siamo un pochino messi, per me siamo al limite. Quindi ragazzi posso tornare col mio carretto pro verso la zona di lavoro e andare avanti. Ragazzi, c'è un'altra missione che ci compare qui a schermo mentre sto lavorando. Grande richiesta dal ristorante per barbabietola da zucchero. Per un breve periodo di tempo il prezzo sarà notevolmente rialzato. Logicamente ragazzi non possiamo approfittarne perché come ben sapete non abbiamo la barbabietola da zucchero. Quindi direi che il problema è relativo. Allora raga, vediamo subito se possiamo scaricare nuovamente il nostro contenuto all'interno. Eccoci qua alla cieca, proprio uno Strenus davvero prorompente. Mettiamo tutto quanto all'interno del nostro cassone ragazzi e poi si procede a lavorare. Abbiamo quasi finito tutti e tre i settori, anzi sì, tutti e tre i settori e ne manca semplicemente uno. Quindi ragazzi, finisco lo scarico e ci rivediamo quando mancherà l'ultima striscia dell'ultimo settore. Benissimo ragazzi, altro carico di colza che sta arrivando ai nostri magazzini. Diamo un po' un'occhiata assieme a quanto siamo arrivati, a quanto ne abbiamo storaggiato appunto all'interno di essi. Allora vediamo un po' ragazzi, siamo a quota 16.000 litri di colza ragazzi e adesso è valutata anche molto molto bene. Logicamente siamo arrivati a totale di spese, vediamo un po' sempre nel nostro database, di 826 di perdita oggi. Chiaramente ragazzi sono tutte le spese dei macchinari e per quel poco che ho fatto lavorare Jonas, cioè in questo istante. Raga, dunque noi siamo quasi arrivati alla fine, siamo quasi arrivati quindi alla raccolta totale dei nostri campi di colza e vedo di riprendere il controllo della mia bellissima comia, la falciatrice Meditrebbia Pro. Perfetto ragazzi, abbiamo finito di raccogliere tutto il nostro campo, tutti i nostri quadranti, tranne quella piccolissima porzione che vi faccio vedere qua. Ecco qua ragazzi, di questa colza che non si è maturata, il problema potrebbe essere proprio legato al fatto che c'è tempo brutto. Comunque ragazzi non ci dobbiamo preoccupare perché sarà chiaramente raccolta nel prossimo gameplay che faremo prestissimo. Ragazzi vediamo subito di portare la nostra bella colza
terminata tutta quella raccolta, quasi 51% di questo cassone, quindi 4.000 litri a stoccare nel nostro magazzino. Eccoci qua ragazzi, posso già iniziare lo scarico mentre ancora sono in movimento. E vediamo ragazzi quanto ne abbiamo messa via di colza. Vediamo un po', 29.000 litri più quei 400 sicuramente che rimangono, a circa 620. Vediamo un po' se c'è un'offerta migliore. Assolutamente no ragazzi, 621 del mulino è l'offerta migliore della colza, che sono soldi ragazzi, perché se moltiplichiamo 621 per i 29.000 litri dovrebbero venirci fuori i soldini, qualcosina sicuramente ci uscirà, o sicuramente ci saremo ripagati qualche spesa che abbiamo fatto nei gameplay precedenti, ovvero il cassone da carico, ma credo forse più la falciatrice. Ragazzi, io vi saluto, metto a posto i miei attrezzi da lavoro, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate mi raccomando un bel mi piacione per lo Strenus, passate alla pagina Facebook, commentate con tanti consigli, primo tra tutti, che cosa potrei comprarmi col budget che ho? Assolutamente una ciofeca svizzera, e ricordatevi ragazzi che sul canale c'è tanto da lavorare, tanta terra da sistemare, perché io non mollo, la nostra fattoria non può fallire. Ragazzi, da Strenus è tutto, il contadino di Baltimora Pro, ciao a tutti. Ciao, in questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli. Se il video che hai appena visto ti è piaciuto, lascia un mi piace, lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima!